What's up guys, con il vostro Naked che vi parla ragazzi. Siamo tornati con un nuovo video. Signori miei, oggi il Nazionale è qui per farvi il consueto video delle 5 classi utilizzabili al momento. È raggiunto appunto il momento propizio per farlo questo video, perché come sapete aggiornamenti, la nuova season, vari nerf buff, beef buff, buff. E sono qui per dirvi quale attualmente, secondo il mio modesto parere, sono delle classi croccanti. Vi dirò ovviamente degli abbinamenti veramente golosi per alcune armi, i soliti due sniper support, quindi classe fucile più cecchino più fucile d'assalto, le restanti tre fucile d'assalto e mitragliette. Ma andiamo subito. Ma prima di iniziare, ragazzoli belli, vi invito anche a seguirmi sulla piattaforma Violacea, raga, in live dalle 16 alle 19, la sera dalle 10 e mezza, fino a che il Nazionale non sviene. E ovviamente, raga, con Amazon Prime la sabettina è gratuita per sostenere il canale più croccante della piattaforma Violacea. Partiamo dalla prima classe. Prima facciamo un bel sniper support, ovvero Carletto e il nuovo Lapa. Il Carletto, vabbè raga, è inutile che vi dica che... Raga, lo ripeto per l'ennesima volta, lo Swiss è bello, quello che volete, però il Car, raga, il Car, proprio quella confidence, quella sicurezza, certezza che il Carletto solo ovviamente ti può dare. Il mio solito settaggio, silenziatore monoblocco, ultima canna, laserone, mira di precisione, il calcio svitol per essere più precisi quando si va a puntare il nemico, accompagnato, ragazzoni belli, con il Lapa sniper support top, come appunto vi ho fatto vedere anche nel video di ieri, raga. Questa arma è veramente incredibile, golosissima, ottimale. E il settaggio del Nazionale, silenziatore Agency, canna da ranger da 10,2, micro flex red, perché come ben sapete senza il mirino non si può fare, è per forza proprio l'accessorio imprescindibile, 50 colpi stunner e impugnatura field agent. Molti si chiederanno perché la ranger e non l'ultima canna, raga. Ha anche una velocità proiettile molto golosa e la canna compatta, io personalmente, anche vi ho già spiegato nel video di ieri, la preferisco nel momento in cui magari voglio fare un settaggio insieme a un fucile d'assalto. Proprio quanto riguarda lo sniper support, la ranger è la canna migliore. Seconda classe, raga, croccantissima, preparatevi, il doppio AK, AK74U e AK47. Partiamo a capino, AK74U appunto, volata soppressore di rumore, canna task force da 10,3. Raga, il calcio dovete usare l'ultimo, lo Spetsnaz, però ovviamente mi sono fatto passare il settaggio come lo volevo con l'ultimo calcio, quindi ultimo calcio ovviamente mi manca poco per sbloccarlo, beh, sapete la storia dell'account, l'ho dovuta rilivellare. Comunque ultimo calcio e andate sul sicuro. Caricatore da 50 colpi, ok, a tamburello, e impugnatura Spetsnaz per compensare comunque il rinculo generoso, veloce, prepotente, e raga vi assicuro che vi ci divertirete tantissimo, perché è un'arma incredibile, raga, è un fucile d'assalto in miniatura praticamente, cioè connubia la prepotenza della K dentro una mitragliettona. Molti magari già la usano e sanno di quello che sto parlando. Seconda classe, raga, ancora, vabbè, la K di Cold War, imprescindibile, perché come fucile d'assalto è praticamente la più forte, ovviamente soppressore Grukard, Spetsnaz da 20, l'ottica Axial Alms per 3, il caricatore 60 o 45 se volete essere più fast, e ovviamente impugnatura Spetsnaz. Terza classe, raga, ovviamente sempre fucile d'assalto e mitraglietta, e M2 e MP5 di Cold War con una lieve modifica. Andiamo a vedere M2, raga, anche questo un assalto che vi consiglio, perché è un pochino più difficile da usare rispetto alla K, proprio come rinculo, però è molto più forte, cioè se fate entrare i colpi con sto pisellone, raga, li spurpate, cioè proprio un danno incredibile, soprattutto se fate HS, durano veramente come la neve
neve al sol, ovviamente silenziatore agency, canna task force da 25, l'ottica per 3, caricatore da 40 colpi, raga, non mettete il 50 perché è troppo lento quei 50, secondo me, certi gunfight li perdi proprio per la velocità in entrata modalità mirino, e sotto canna ovviamente impugnatura field agent per controllare questo cavallo pazzo, secondaria MP5 di Coldor, raga. Abbiamo inserito questa volta, rispetto al settaggio quello precedente, la canna. Abbiamo imparato a usarla senza canna, adesso bisogna imparare a utilizzarla con la canna, perché con la canna gli dà la marcia in più che serve all'MP5 per sciogliere i nemici anche dopo una certa distanza, perché come ben sapete l'MP5 senza canna era forte fino a 10 metri. Dopo i 10 metri iniziano a sparare i cornflakes. Settato così, con il soppressore di rumore, canna task force appunto da 9,5, calcio rider, stun da 50, impugnatura bruiser, migliorerete. L'unica cosa, raga, è bisogna prenderci la mano col mirino chiuso, perché ovviamente la differenza anche sostanziale è che senza canna ha il mirino tagliato, che effettivamente è più comodo, però è solo questione di partite, dopodiché non ci fate neanche più caso e la utilizzerete veramente in modo egregio. Quarta classe con sniper support, ovviamente sempre Carletto e XM4. Il settaggio del Carletto non ve lo faccio vedere, ragazzuoli. L'XM4 sempre fortissimo, con la storia che comunque l'hanno un po' imbruttito per quanto riguarda il rinculo. Però se parliamo invece per quanto riguarda l'aspetto prepotenza, quella non è mai cambiata, ok? Quindi sfruttarla al meglio utilizzandola come sniper support. Silenziatore piccolino, no agency, canna task force da 13,5, cuscinetto rider come calcio fondamentale per avere quella sensazione di leggerezza quasi da mitraglietta, fondamentale, 45 colpi e impugnatura field agent. Vi devo dire che anche questa l'ho provata e i gunfight, raga, li porti a casa veramente con estrema facilità. Ancora quella prepotenza che ha sempre avuto, adesso secondo me sfruttarla in questo caso come sniper support è la scelta ottimale per vincere i gunfight a mani basse. Ultima classe, raga, la più matta, perché mischio due fucili d'assalto. Quinta classe, Fara e il Farro, la doppia F, la classe del diavolo. Anche il Fara, raga, inutile che vi dico che è un fucile d'assalto che è stra utilizzabile. Di quelle che vi ho fatto vedere tra M2 e AK è quella in realtà con rinculo minore più gestibile. Raga, vi ho messo a confronto queste armi perché voi dovete scegliere. Io vi dico quale armi in realtà vanno benissimo e si possono utilizzare alla grande. E il Fara è una di queste, ok? Un pochino più semplice da usare, un pelino meno di danno, ma la scioglievolezza non gliela toglie proprio nessuno. Ovviamente il settaggio è sempre quello, raga, soppressore gru, ultima canna per 3, 60 colpi, pugnatura spezza. Ovviamente è un po' lento a ricaricare il Fara, però vi posso assicurare che a livello proprio di gestibilità è la più semplice, e se volete andare anche un pochino più sul sicuro, far entrare tutti i colpi, il Fara è la scelta migliore. Il farro, raga. Il farro, porco Dudu, è incredibile. L'ho riprovato ed effettivamente anche lui da vicino spurpa i nemici sfruttando il suo ratio di fuoco elevatissimo. Settaggio silenziatore, canna ranger da 21, calcio rider, standard 50 colpi, impugnatura field agent. Adesso vi faccio due considerazioni perché so già che molti mi diranno togli la canna. Allora, raga, io ho messo la canna da ranger perché è un'arma comunque che ha bisogno di velocità proiettile e un pelo di portata e di controllo rinculo. La ranger controlla rinculo, gli dà un bel po' di velocità proiettile, ma soprattutto, a differenza dell'ultima canna, che cosa fa? Non influisce sull'entrata in modalità mirino. Cioè, con la canna da ranger, raga, non appesantite in realtà l'arma. Non ci metterete. Cioè, se mettete senza canna o con la canna da ranger, l'entrata in modalità mirino è uguale. Soltanto che avete il controllo del rinculo in più, che bisogna avercelo, raga. Comunque è un'arma bella, bella tosta. E in più la velocità proiettile, che è fondamentale. Calcio rider, sempre per lo stesso discorso dell'XM4, che vi muoverete con estrema facilità, caricatore a 50, di impugnatura field agent, raga. Molti mi diranno, perché non il bruiser? Raga, non il bruiser perché effettivamente ha un effetto nullo, perché il calcio rider aumenta tantissimo
Vi dico la difficoltà nello sparare in hipfire, passatemi il termine. E il bruiser non la compensa per niente, perché si parla di un rapporto praticamente da un sesto, quindi non vi cambia la vita. Invece il Field Agent ovviamente non influisce in entrata in modalità merino, ma vi aiuta a controllare l'arma sia verticalmente che orizzontalmente. Ve l'ho messa così, raga, anche per una questione di utilizzo e facilità. Non voglio darvi un'arma che magari è super fast, però vi trovate un nemico davanti magari a 15 metri e iniziate a smirare. Comunque le guardo, non le faccio a caso le build, raga, lo sapete, le testo, le guardo, le provo e poi nel caso ovviamente vi dico. Ovviamente, raga, il video termina qui. Fatemi sapere qua sotto nei commenti cosa ne pensate delle 5 classi del diavolo del Nike Addone. Noi, come al solito, ci vediamo domani con il prossimo video. Bella!